Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottore Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai? Ciao Paolo, stiamo un po' freschini, però vedi bene, c'è stata la fase di luna piena, ma non è che sia cambiato granché il tempo. Ha fatto un poco di maltempo, ma poche precipitazioni, e adesso siamo in attesa del prossimo fine settimana, il 2, sabato 2, domenica 3. Certo. Santa Bibiana, 40 de una smana. Ma tanto tu la sciarpa ce l'hai, quindi voglio dire, se dovesse fare un po' La sciarpa fresco. Ce l'ho, sì. Sai, una sciarpa un po' da posti un po' caldi, ecco questa qua più che altro è per il vento del deserto, e però va bene anche per le tramontane e le bufere di neve. Va bene, va bene. Allora, 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, quindi se volete scriverci e mandare qualche vostra riflessione, domanda, siamo qua. E poi c'è la mail, per se volete scrivere direttamente al dottore, info@dottormozzi.it. Piero, noi iniziamo, come al solito, le nostre puntate con le dediche. La dedica la prima a Assange, che se ne La parla prima, molto sì, poco, eccola qua, adesso siamo un po' nascosta dalla Palestina, Julian Assange, che è sempre più proprio all'ordine del giorno. Stamattina sentivo che in una trasmissione di Radio 24, ecco, quella condotta da Alessandro Mina, ecco, un ascoltatore, siccome c'era ospite un americano, le ha detto: sì, voi parlate tutto di qua e di là, però non è che tirate tanto fuori la storia di Julian Assange. E quelli lì hanno svicolato un po', dai, certo. proprio tanto cose, commenti all'acqua di rose, perché se no i padroni ti tirano il collo, usano, ecco, il filo di seta, ecco, per fare come fa certa brava gente in Oriente. Sì, Quindi certo. Julian Assange, e poi vedremo. Le due questioni che rimarranno all'ordine del giorno saranno quelle sempre, Palestina e Assange, perché sono due Sì. cose che coinvolgono talmente il cosiddetto Occidente, le democrazie occidentali. La Certo, storia sì. dell'Ucraina passerà, e chi si è visto, non c'è il santo che tenga. Tra l'altro, stamattina nel telegiornale ho visto un servizio dell'Ucraina che hanno la neve esagerata, fa un Sì, freddo è esagerato, arrivato quindi. un freddo esagerato, uno sconvolgimento tipo trombe d'aria, ecco, quasi mezzi cicloni sulla Crimea, in quelle zone lì. E cambiamenti climatici, questi cambiamenti di correnti d'aria, ci sta che anche a dicembre arrivino questi fenomeni qua, che sono. Fermo restando che le temperature, anche se adesso sono scese, ma sono decisamente ancora calde, perché noi fino all'altro giorno avevamo qua una bellissima fioritura di iris germanica e Sì, di sì. achillea mille foglie. Adesso l'iris germanica, insomma, ha voltato in basso le orecchie, però. Sì. Beh, guarda, ti dirò, io ho un piccolo orticello, lo sai benissimo che, no, che ho Certo. qualcosa. Le zucchine, fino a Sì. 3-4 giorni fa, la mattina, erano belle, Sì. adesso, ieri mattina, erano ghiacciate, cioè per terra, tutte Sì, certo. morte, ormai finite. Cioè, ciao. Che Va bene, dai. resistono bene alle temperature fredde sono le crucifere, verze, soprattutto le verze, Sì. cavoline di Bruxelles, broccoli e cavolfiori, bisognerebbe richiuderli, collegarli in cima in modo che ci siano tutte le foglie che proteggono la parte centrale, il fiore, insomma, che Certo. sono molto. Va bene. Beh, comunque Vabbè. siamo al 28 di novembre, quindi voglio dire, 28 di novembre, e ci pensare di sono avere ancora ancora l'orto mi sembra una roba. piante. No, beh, ma l'orto va avanti perché, ad esempio, le biete, le coste, il prezzemolo resistono, le barbabietole rosse, quelle che sono sottoterra resistono, ci vogliono proprio dei geli potenti che scendono anche un po' di centimetri sottoterra, le carote resistono bene. Ecco, saltano quelle che sono un po', diciamo così, le verdure un po' acquose, tipo Certo. le lattughe, mentre invece le cicorie resistono molto bene. Gli zucchini, che è già un miracolo che tu abbia il 20 di novembre degli zucchini ancora nell'orto, i
finocchi bisognerebbe rincalzarli in modo che Sì. così siano protetti. Certo. Va bene, senti, andiamo avanti con le nostre dediche perché poi c'è la questione della Palestina, no? Sì, Gaza, la questione Israele. della Palestina, che veramente adesso c'è questo un attimo cessate il fuoco per lo scambio di prigionieri e via dicendo, ma non vedono l'ora di mettere in atto il macello, il massacro finale. Sì. La cosa incredibile è questa, che a livello europeo solamente due premier hanno preso posizione apertamente di fronte a questo massacro, questo macello proprio di questi nazisti ebrei. Pedro Sánchez, premier di Spagna, anche se non aveva vinto le elezioni, però sono riusciti a mettere insieme una coalizione che potrà avere i numeri per governare, che comunque adesso è presidente, la Spagna ha la presidenza di turno dell'Unione Europea, che poi la passerà al Belgio, e insieme Pedro Sánchez e Alexander De Croo sono andati in Israele, sono andati al Valico di Rafah e tutto quanto. Dopodiché, ecco, Certo. proprio ha detto il commento di Sánchez, ha detto che l'uccisione indiscriminata di civili innocenti è assolutamente inaccettabile. Quei Sì. supernazisti Israele, se la sono presa con lui, hanno richiamato l'ambasciatore, il che sarà il conto richiamo, che la Spagna farà un po' la voce grossa, perché quattro scannagatti di ebrei, 10 milioni, non possono pensare di prendere per il naso e per il sedere uno Stato come la Spagna, perché questi qua si Certo. sono montati la testa, siccome hanno l'avallo, hanno la mafia occidentale che li protegge le spalle, pensano di poterne fare di tutti i colori, ma non lo Sì. sanno che prima o poi avranno una punizione, che quelle che ci sono state in passato sono cose da ridere, che Certo. hanno passato ogni limite, hanno passato ogni limite. Tra un po' si arriverà a 6.000 bambini, appena riprenderanno i bombardamenti, niente, arriveranno a dei macelli spaventosi. E quelli che sono stati rilasciati, guarda, scommetto che in un modo o in un altro gli abbiano messo addosso qualche riconoscimento per farli fuori. Pensa a te come sono così in malafede. E staremo a vedere, perché questi sono capaci di nefandezze che fanno, figurati, fanno sorridere di fronte alle nefandezze che sono state perpetrate nei decenni e nei secoli precedenti. Questi Certo. sono il massimo del massimo, proprio al limite superiore di gente che mette in atto nefandezze spaventose. La Bibbia aveva perfettamente ragione nel descrivere la loro ferocia, il loro Certo. razzismo. Ma Piero, Cose stanno. permettimi di leggerti un attimino una cosa che ho letto sul fattoquotidiano.it. Allora, in Cisgiordania, attacchi dei coloni alle scuole e volantini rivolti ai palestinesi. È la vostra ultima possibilità per scappare in Giordania. Avete un'ultima possibilità per scappare in Giordania in maniera ordinata. Se non lo farete, distruggeremo ogni nemico e vi cacceremo dalla terra santa che Dio ha dato a noi. È quello che si legge sul volantino rivolto ai palestinesi, circolato venerdì in Cisgiordania. La notizia è stata riportata dal quotidiano israeliano Eretz, e qua io lo sto leggendo invece sul fattoquotidiano.it. Quindi questo è veramente, c'è scritto: fate i bagagli. Continua il testo trovato affisso sui finestrini di alcune macchine. Tornate da dove siete venuti. Stiamo arrivando noi. Questo è il volantino che si sono trovati in giro i palestinesi. Quindi voglio dire, non è che è proprio un tono amichevole questo, eh? La comunità cosiddetta internazionale, quella che vuole che sia rispettato l'ordine internazionale, insomma il diritto internazionale, quello che praticamente prende le difese dell'Ucraina sostenendo che è stata aggredita dalla Russia, vi dicendo che la Russia non va bene, che occupi i territori ucraini. E perché non dicono niente? Questa supermafia occidentale, Guarda, fammi leggere anche perché questi non due. dicono niente di Piero, fronte a questi obbrobri?
Fammi leggere anche le ultime due righe che dice: oltre agli inviti, si sono intensificati i raid dei coloni israeliani armati fino ai denti contro i contadini palestinesi. Sì, Contadini, non guerrieri, ok? Va bene, prego, scusa. contadini, ma anche nel deserto del Negev contro i gruppi, i villaggi dei pastori beduini, tutto quanto. Super razzisti, super SS. Pensa a te, ma qualcuno aveva visto qualcosa all'interno di questa gente qua farabutti? Qualcuno nei secoli passati, nei decenni, nei secoli, nei millenni, aveva capito che cosa c'era di malvagio, di terrificante in questa gente. Sì. È che noi non ce ne rendiamo conto ora, ma i popoli se ne rendono conto, non se ne vogliono rendere conto i governi, perché fanno parte tutti quanti della stessa mafia, anche perché costoro hanno in mano un casino hanno le mani in pasta a livello appunto occidentale e in tanti mezzi di informazione importanti, di tante banche, istituti di credito, istituti bancari, e questo qua è, ma quando arriverà la punizione, terribile, continuo a dire, non gli basteranno tutte le lacrime, ma neanche se corrono nel mare avranno le lacrime sufficienti da versare. Sì. Questo, poi tra l'altro anche Elon Musk è andato a vedere i kibbutz. Lì bisogna capire un attimino come E mai è qua andato. diventerà come la storia di Auschwitz. Questo qua, quel kibbutz diventerà come Auschwitz, che per 1000 anni cercheranno di fare vedere quello che è stato un crimine spaventoso, terrificante. Non li porteranno a vedere la distruzione di Gaza e via dicendo. No, li porteranno a vedere quello. E cosa vuoi fare? La storia è così. Cominceranno a rullare sui tamburi, non ci sarà solo il 27 gennaio, ci sarà il 7 ottobre, anniversario. Non ci saranno l'8, 9, 10, 20 ottobre, il 5, 10, 15 di novembre, no, a Gaza, no, ci saranno solamente i loro piagnistei e le loro nefandezze che verranno santificate. E cosa vuoi farci? Addirittura ho visto che hanno cercato proprio come avveniva proprio nelle guerre indiane, no? Le guerre indiane che c'erano tipo dei coloni che o pagavano qualcuno oppure facevano finta che l'attacco fosse stato messo in atto con archi e frecce da popolazioni, da tribù di pelle rossa, dei cosiddetti pelle rossa, e lo stesso costoro si travestano vestiti da miliziani di Hamas per far credere che sono i miliziani di Hamas che mettono in atto dei crimini in Cisgiordania. Adesso, anche Certo. oggi, l'ha dato al giornale Radia, quindi non sono notizie che mi sono inventato io, che neanche ho letto su YouTube, no, l'ho sentita per Radia, ma hanno distrutto una scuola pagata, costruita con il denaro dell'Unione Europea. È incredibile, l'Unione Europea che non li prende a calci nel sedere e gli dice adesso basta, ti do due ceffoni e ti scaravento nel Mar Morto e ti scaravento in mare e basta. E adesso la piantate lì, siete quattro scannagatti, va bene che siete avidi, feroci, razzisti, ma siete quattro scannagatti e il mondo può fare a meno di quattro scannagatti come voi. Basta. Sì, certo. Io guarda, ti dico solo che secondo me le guerre nel 2023 non dovrebbero proprio esistere, quindi, A cioè. maggior ragione che siamo nel 2023, non siamo più nel 1940-45, siamo nel 2023 con tutti i mezzi di informazione e tutto quanto. Figurati, Certo. figurati. Ma sono arrivati anche ad arrestare il personale medico, il direttore sanitario dell'ospedale principale di Gaza. Pensa a te, Sì. robe da chiodi. Ma i nazisti non li facevano. Vedi bene che non parlo più dei fascisti, perché i fascisti rispetto a costoro erano brava gente. Fascisti, brava gente rispetto a questi veri e propri e sacrosanti nazisti, super. Sì. Non hanno mai tolto l'acqua a nessuno, mai tolto la luce elettrica, mai tolto il carburante, mai lasciato la gente alla fame, mai bombardato ospedali, scuole, Croce Rossa, chiese. Sì. Fascisti, brava gente.
Brava, bravissima gente. E le leggi razziali che hanno fatto, che alla fin fine non hanno creato chissà che cose terrificanti, alla fin fine, rispetto alle leggi razziali che non vengono scritte dagli ebrei, ma vengono stampate sulle testate dei loro missili, sulla punta dei loro missili, ecco, quelli li scrivono sui missili. Quegli altri tarlucchi, balordi, la scrivevano sui codici. Sì. Comunque, giusto per finire il discorso, 53 giorni di guerra, 14.800 palestinesi morti, di cui 5.600 bambini. Ok, ci siamo, battuti record dei record, i nazisti 1 a 10, e questi qua, per i bambini 1 a 125, 1 a 130, fantastici, mamma mia. Creeremo Sì. Vabbè. Senti, andiamo avanti con le nostre. territori liberi esenti dalla presenza di questi farabutti e delinquenti. Bisogna creare, dovrebbero essere estromessi da tutte le competizioni. A dire il vero, come hanno fatto, come si sono permessi di fare con la Russia, a maggior ragione dovrebbero farlo con questi farabutti delinquenti, via, fuori, fuori da tutto. Pensa a te, che tra l'altro dobbiamo accoglierli noi all'interno delle competizioni europee, che costoro con l'Europa non hanno nulla a che vedere, che se la vedono loro, che se la vedono loro. Oppure, se volete che partecipino alle competizioni europee, ci deve essere anche spazio per la nazionale della Palestina. Però questi qua li bombardano anche i campi sportivi. Sì. Va Figurati te. Non. bene, rimaniamo a parlare di bombardamenti, Terza giusto? dedica, Erba, provincia di Como. Vicino ad Erba c'è Canzo, dove per anni ho partecipato a quella fiera strepitosa, strabiliante, la Biofera. Biosfera. Bombardamenti del 30 settembre, ore 14:25, 1944, 1 ottobre, ore 13:20, sempre 1944. C'era stata probabilmente una qualche soffiata, da qualche, diciamo così, anche se pensava di combattere per la libertà, per liberarsi dagli oppressori, dagli occupanti, perché ad Erba non c'era chissà che obiettivi, chissà che rilevanza. Assolutamente, c'era solo un deposito tedesco di carburante. Fatto sta che sono arrivati lì in massa, hanno sganciato un'infinità di bombe e il 39, pare ci furono 77 vittime, non parliamo dei feriti. Il giorno 1, 15 vittime, però pare che invece, facendo i conteggi definitivi, si arrivi quasi a 150, 140, 100. 50 vittime, compresi qualche militare tedesco, che però la stragrande maggioranza, la quasi totalità, erano civili. E pensare che tra le vittime, visto che Erba, che non era tanto distante da Milano, da tutta la zona poi della Brianza, dicendo, da centri anche abitati, ma soprattutto da Milano, e diversi sfollati che avevano pensato di trovare scampo, Milano, non ne abbiamo ancora parlato, ma subito i bombardamenti impressionanti, ne fa paura. Quello di Gorla poi è stato solamente l'esempio più eclatante, quello della scuola di Gorla. Ecco, in comune hanno con questi delinquenti che anche allora bombardavano le scuole. Certo. Bah. Beh, Evviva. comunque hai fatto bene a dire di Erba, perché tante volte hai detto di bombardamenti che neanche io sapevo, devo essere onesto, Sì. perché non vengono detti tutti, cioè tu stai facendo un grande lavoro e Sì, mi dà bisognerebbe. una grande soddisfazione. Mi hanno omaggiato anche domenica scorsa al mercatino di Monza. Un signore mi ha omaggiato di un libro sui bombardamenti effettuati dai cosiddetti alleati liberatori dell'Italia. Sì, e poi ci sono tante segnalazioni e così sono stimolato a cercare. Oggi ho scaricato da internet tutta la serie dei bombardamenti nella zona del Polesine. Mamma mia, che raffica! Ce n'è una sfilza. E quindi andiamo avanti fino al Abbiamo 2030. materiale Va incredibile. bene. A proposito di libro, guarda che venerdì ti porto questo qua.
l'ha scritto Draghi del Maria, cuore. sì, Sì, Maria Maria Grazia Grazia Pollino Pollino, e Marta Inglaterra. Sì. è venuta oggi a fare una piccola intervista, ma ho omaggiato una copia per me e una copia per te, quindi venerdì vengo a fare la diretta e te lo porto. Va bene. Senti, andiamo avanti un attimino perché partiamo anche di qualcosa di positivo. Ah, certamente. Siamo tutti tennisti, adesso. Sì, tutti i tennisti. No, Tutti io. tennisti e tutti piloti di moto, Sì. perché ecco, quindi Beh, la guarda, Davis. va bene la storia della Coppa Davis, di questo bravissimo giovane tennista Sinner, che sembra un ragazzo proprio con la testa sul collo, mai fuori dalle righe, sempre molto pacato, molto tranquillo, sereno, che hanno fatto veramente una cosa. Poi Sinner, che è riuscito a vincere contro Djokovic, perché tutto il nocciolo della questione era lì. Perché se fosse stato per Musetti, Musetti ci deve dare una regolata. Musetti e Berrettini devono capire che devono cambiare l'alimentazione, perché soprattutto poi Berrettini, perché se no, ma che impari da Sinner, che ha cambiato l'alimentazione, che impari da Djokovic, che è diventato super Djokovic quando ha modificato la sua alimentazione. E per questo qua si vede che non c'è nessuna, fianco, nessuno che lo consigli, è da dire, ma prova a vedere, guarda, un bel po' di messaggi li abbiamo mandati, se qualcuno mi sapesse dire qual è il gruppo del sangue di Berrettini, potrei sicuramente provare, tentare di dargli qualche dritta, che si sa mai, che non arrivi gli arrivi qualcuno che gli sussurri, ecco, a qualche orecchio di come fare. E Vabbè, però mi ha comunque. dato molta più soddisfazione il bravo motociclista. Ecco Ecco, Bagnaia. no. Sì, perché a vedere quello che aveva fatto quel Buzzurro e Farabutto di Martin, ecco, che veramente si è comportato, che poi chi troppo vuole nulla stringe, perché aveva fatto il gradasso già nelle giornate delle prove, aveva fatto l'uomo addosso a Bagnaia, gli stava a fianco, aveva cercato quasi di fare in modo che avesse un qualche scontro, ma anche in gara ci è andato un pelo da farlo cadere. E quindi quando la gente si comporta così, a parte che dovrebbero intervenire, ecco, chi personale che gestisce, che ha in mano la sicurezza, l'organizzazione, tutto qua. E poi se l'ha meritato. Certo. Vabbè, però adesso io. Ma sono così gli spagnoli, sono così gli spagnoli, perché anche in passato c'era stato Marquez che si era comportato da cane nei confronti di Valentino Rossi, che poi, come è successo per il rigore rigore fasullo dell'Ucraina, anche lì in quell'epoca diversi si erano schierati contro Valentino Rossi, quando invece non avevano capito che Valentino Rossi aveva subito dei danneggiamenti da parte di Marquez, perché non voleva che Valentino vincesse il suo decimo mondiale. E quindi Adesso però la mia domanda è una. È una. c'era in ballo la storia tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, no? E poi Sì. Allora, la mia domanda adesso, che è una curiosità, perché tu non è che sei leggermente informato, tu sei proprio preparato su tutte le materie, perché anche adesso sullo quelle sport, cioè, sì. lavori tutto il giorno e più sei preparato, La ma dormi anche, no? radio, guarda, la radio, io ascolto la radio, Secondo ascolto me non e mi dormi. piacciono i notiziari, no, di sera magari mi metto, adesso che c'è la stufa e si fanno dei bei pisoli vicino a questa bella stufa che la si può anche abbracciare, è una stube tedesca costruita proprio dai crucchi, e praticamente poi magari prima di andare a letto vedo un po' di cose su internet. Ma le notizie fondamentali come queste, come quella della scuola, ecco, oggi distrutta la scuola pagata dall'Unione Europea, come quando c'erano state le questioni, poi una buona, buonissima memoria, ritengo, la storia tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, che si era intromesso Marc Marquez, queste cose qui ecco,
della storia del MotoGP, la finale. Poi mi sono andato a vedere la sintesi, quei 3 minuti, e che basta vedere, vedi quei momenti salienti e ti fai l'idea di come quel farabutto lì abbia cercato, che poi appunto è stato scornato. E va bene, Certo, vediamo. certo. A proposito di scuola, guarda, a me ci sono delle cose che mi fanno arrabbiare. Quando ho visto nel telegiornale poco tempo fa che c'erano le scuole che cadono i soffitti, c'è Sì. l'acqua, i ragazzi, voglio dire, vanno a scuola e devono essere in un posto sicuro. Poi dopo, se mi dicono i soldi servono per la ricostruzione dell'Ucraina, dico, vabbè, allora, prima mettiamo a posto le scuole dei nostri ragazzi. Avanza qualcosa, lo daremo, voglio dire. Cioè, no, scusa, se... No, L'Ucraina. C'è di buono dico. che non l'hanno fatta vincere, perché bastava che l'arbitro non fosse uno un po' al di Beh. sopra delle parti, che gli regalasse quel rigore lì. Ecco di cosa mi sono informato molto ultimamente, quella del rigore. Me lo sono visto e rivisto un'infinità di volte, quelle ispezioni, però duravano mezzo minuto. Visto, rivisto, guardato la storia di quello lì che viene colpito sul piede destro e poi si fascia la gamba sinistra, quindi da vedere. Invece la stragrande maggioranza dei giornalisti e opinionisti sportivi, tutti l'hanno boccato e passa ancora l'idea che l'Italia sia stata avvantaggiata, ecco, nei confronti dei poveri ucraini che stanno subendo, ecco, l'occupazione dei russi. Pensate. Da noi a Mercoledì Sport è stata vista come non era rigore, quindi voglio dire, non dal sottoscritto, dagli ospiti in studio. Quindi va bene, comunque ognuno è libero di pensarla come si vuole, diciamo, dai. Ma sai. Va bene. Italo Infissi, la grande realtà italiana che produce serramenti, cassonetti, monoblocchi in PVC isolanti con materie prime e prodotti di altissima qualità per un fantastico isolamento termico e acustico, bollette più leggere. Italo Infissi realizza direttamente tutti i suoi prodotti certificandoli con un vero e proprio servizio su misura e in più manutenzione zero. Il tutto con condizioni di pagamento personalizzate. Per saperne di più o per un preventivo senza impegno, contatta lo staff Italo Infissi al numero in sovraimpressione o sul web italinfissi.it. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile, da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader, abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza: shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Va Senti, qua qualche domandina da casa? Certo, anche qualche domandone, anche qualche domandone. Anche perché Piero, stasera c'è il Milan. Sì, prima sentivo che c'era la Lazio col Celtic Sì. di Glasgow e che erano sulla metà del secondo tempo, sullo 0-0. Devo dire che sì, mi farebbe piacere se la Lazio vincesse, perché se vincesse avrebbe quasi fatto un passo fondamentale per la qualifica. Però se penso ai tifosi del Celtic quando
Ecco, ci fu la partita con l'Atletico Madrid, se non sbaglio, a Glasgow, lo stadio pieno di bandiere della Palestina. Quindi devo dire che il mio cuore Certo, va molto in certo. segno di riconoscimento verso il popolo scozzese di Glasgow, che tifa per il Celtic. Poi il Certo. Celtic è la parte cattolica, diciamo così, rappresenta la parte. Nel calcio la parte cattolica, i Ranger invece sì, rappresentano la parte protestante. Sono sempre loro due che si giocano tutto. Ogni tanto c'è l'Aberdeen, però è qualcosa da ridere. Sì. Va bene, dai, qualche domandina, anche perché poi venerdì sono lì a fare la diretta, no? Quindi venerdì Certo. siamo in diretta da Mogliazze. Allora, la signora Luisa, gruppo B, 1,68 m, 49 kg, 53 anni. Secondo me ha già scritto settimana scorsa, ma questa è una domanda in più, che dice per aumentare di peso se assumere la pappa reale va bene e al pasto c'è un limite come proteine e verdure o è meglio fare tre pasti interi sazianti o fare più spuntini per aumentare di peso? Ma lo vede, allora, per aumentare di peso la cosa migliore da fare sarebbe quella di aumentare la massa muscolare, perché sennò uno rischia di aumentare la parte grassa. E la parte grassa non è detto che si depositi in modo omogeneo, ben distribuito su tutto il corpo. Uno se lo può trovare sull'addome, sui fianchi, sulle natiche, sulle cosce, quindi non è detto che sia. E quindi sarebbe opportuno fare anche una buona e discreta attività fisica mirata per potenziare la massa muscolare. E continuo a dire, cyclette per le gambe, elastici e sbarra, o proprio se uno vuole il vogatore, per il tronco. Una persona di gruppo B, sì, la pappa reale ci può stare, la pappa reale, a parte le persone di gruppo 0, che è meglio che la lasciano perdere, può andare bene. Però credo che la stagione migliore per la pappa reale sia la primavera, perché adesso, in questa stagione invernale, autunno, inverno, insomma, le api sono ferme dal punto di vista della riproduzione e via dicendo. Se si pensa che la pappa reale, le api la producono quando? La praticamente costruzione di celle reali. Questa è la pappa reale, che è questa miscela tra nettare e polline, è quello che serve per nutrire tutte le larve, e per le regine, che hanno una cella molto più grande, c'è una quantità che è almeno 10 volte superiore a quella delle comuni api operaie, dei fuchi. Quindi fino alla primavera io ritengo che la pappa reale non sia un alimento proprio valido, validissimo. Ma come ne abbiamo già parlato, forse proprio per una persona di gruppo B, e tra l'altro se non sbaglio c'era stato anche quando abbiamo fatto l'incontro a Travo, un signore viticoltore che anche lui ha Sì. detto che aveva perso un po' di peso e che gli sarebbe piaciuto recuperare un po' di peso. Lì per lì non avevo pensato che lui faceva già che fa il viticoltore, quindi ha a disposizione una tanta bella uva, veniva dalla zona di Ziano, sempre in provincia di Piacenza, e l'uva può essere un alimento che può far andare su discretamente il peso. Certamente c'è da stare attenti che non ci siano problematiche legate al diabete, ossia le glicemie elevate, che non ci siano problematiche legate a forme di malattia autoimmune, quindi artrite reumatoide, fibromialgia, connettiviti e via dicendo, perché se no la frutta e il fruttosio potrebbero essere decisamente controproducenti. E Ok. quindi tutto bene. Può provare la signora, in giro c'è ancora della buona uva, sì. C'è Ok. la Verdea che si conserva bene, benissimo. Buona uva, anche nostrana, nazionale popolare, non arriva magari da chissà dove. Va bene. Senti, invece un problema di osteoporosi, la signora Cristina, 52 anni, da Brescia, è un gruppo AB. E lei chiede se patate e patate dolci con i legumi possono andare d'accordo o no, e poi chiede se si possono mangiare i fagiolini, le uova si possono abbinare a tutto? Questo è quello che chiede la signora Cristina. Sì, le uova, tra tutti gli alimenti, diciamo così, proteici, credo che le uova siano quelli di più facile abbinamento.
Uno le può abbinare anche sia alle verdure, ai farinaci, ai cereali, anche alla frutta, anche ai legumi, quindi volendo li può fare. E poi, insomma, piuttosto porosi, bisogna vedere che valori ha. Se le persone quando mandano le segnalazioni, i messaggi e tutto quanto, dicesse, io ho un'osteoporosi di questa entità. Per quanto riguarda la colonna, il T-score è rappresentato da questo numero. Il T-score del femore, e poi lì ci sono i vari punti, il collo, la testa e via dicendo, è rappresentato da questo numero. Io potrei bene o male farmi un'idea un po' più precisa Certo. di che entità è l'osteoporosi. Dopodiché c'è da dire questo, che un'alimentazione sbagliata porta in genere ad avere una discreta osteoporosi, per cui dolci, zuccheri, ma anche frutta, il tè, non parliamo del tè nero, del tè deteinato, i latticini, sono tutte sostanze che possono creare problematiche di osteoporosi. Perché poi c'è da dire che le ossa sono, e continuo a dirlo da una vita, sono un concentrato di proteine, di sali minerali. Per cui per avere una buona massa ossea compatta, che non si disfa, che non subisce, diciamo così, la corrosione dalle sostanze acidi circolanti, ecco, è opportuno aumentare la massa, la quantità di proteine e di sali minerali. Quindi per i sali minerali le verdure sono ricchissime, i legumi sono ricchissimi di minerali, i semi oleosi, basta stare attenti a non eccedere, sono ricchissimi di sali minerali. Quindi Certo. c'è tutto questo. E poi, come sempre succede, bisogna tenere sempre ben attiva tutto quanto. La parte osteo, articolare, muscolare, con una buona e valida e discreta attività fisica. Approfittare quando ci sono le stagioni, le belle temperature, ecco, di esporsi al sole. Perché dobbiamo pensare una cosa, che l'uomo, tra tutti i mammiferi, è l'unico che ricopre la sua pelle con degli indumenti e quindi impedisce l'effetto benefico del sole e dei raggi del sole sul corpo umano, mentre tutti gli altri animali si beccano direttamente il sole sulla punta. Quindi Certo. sintetizzano un sacco di vitamina D e dicendo. Allora, qui invece abbiamo una signora che ha Poi 65 potrebbe anni. usare, ci sono due piante che io consiglio sempre per l'osteoporosi, l'equiseto, che il modo migliore per assumerlo sarebbe quello di raccoglierlo, farlo seccare, o se no uno va in erbolisteria e compra gli aghetti, ecco, le foglie aghiformi dell'equiseto, e poi fa il decotto. E poi il rovo si è ricavato dalle gemme del rovo, del Rubus fruticosus, della mora selvatica, insomma, sotto Ok. forma di tintura madre, ma anche uno raccoglie le foglie e si fa degli infusi. Ok. Allora, una signora di 65 anni, pesa 60 kg, gruppo 0 da Bologna. Non scrive il nome, però leggiamo il messaggio. Dice: "Buongiorno, siete favolosi col programma del martedì. Volevo chiedere al dottore se il cocoa fa bene alla salute in qualsiasi versione, ovvero yogurt, latte, olio. Grazie infinite per l'eventuale risposta." Io non l'ho mai provato il cocoa, devo essere onesto. Ma io consiglierei alla signora, poi ognuno è libero di fare come vuole, ci mancherebbe altro, eh? Non l'ho ancora detto stasera, Piero Monti non detiene nessuna verità assoluta, non è rappresentante della scienza, superscienza ufficiale, detentore solo di un po' di conoscenze, un po' di esperienze, che a volte possono essere anche valide, e vi dicendo, ma le direi signora, ma pensi invece alle sue belle proteine, della carne e del pesce. E da non farsi così, di non appassionarsi a cose che non hanno mai fatto parte della storia alimentare
dei nostri siti, dei nostri posti. Pensate un po', se nei paesi del nord del pianeta, Siberia, Alaska, Lapponia e tutto quanto, dovessero pensare, ma questo può andare bene, sì, può andare bene, no? Quelli lì sono secoli, millenni che si mangiano le renne, che si mangiano merluzzi, che si mangiano salmoni e stop, visto che la natura a quelle latitudini ha messo a disposizione soprattutto quelle sostanze, quegli alimenti. Ok, vado avanti. Signora Daniela, 58 chilogrammi peso, 47 anni, scrive da Fossano, provincia di Cuneo. Dice: Gruppo A, io sono un gruppo A, ma seguo la dieta, ma devo essere onesto, io penso di avere tante affinità col gruppo 0, tipo adoro la carne e non mi crea nessun problema. Ho fastidio al ginocchio destro se bevo del caffè e se salto la colazione non mi cambia nulla. Può succedere questa cosa con un gruppo A, gruppo 0, chiede. Possibile, secondo me la cosa migliore è che provi a rifare il gruppo del sangue a questo punto, perché magari sapessi quante volte mi sono capitate, mi è capitato di avere a che fare con persone, no? Che mi hanno scritto dicendo bene del gruppo questo, questo e via dicendo. E dopo un po', ah no, guardi, ho rifatto gli esami e a dire il vero io pensavo di essere, ma è successo anche con un collega, eh? È successo anche con un collega, quindi che lui per un sacco di tempo ha pensato di essere un gruppo zero, anche se però gli venivano un po' di dubbi perché il suo padre soprattutto era di gruppo A, e dice, e poi dice, ma Piero, guarda, hai fatto gli esami, ma sai cosa ti devo dire? Che è risultato che sono gruppo A, non sono gruppo zero. Dopodiché, se la signora si trova bene in quel modo lì, certamente che vada avanti così. Però io dubito che una persona di gruppo A, se effettivamente di gruppo A, possa andare avanti per un discreto periodo di tempo mangiando carne bovina. Proprio. Ok. Però può sempre succedere. Dopodiché che stia sempre attenta, che stia all'occhio e ai primi segnali, alle prime avvisaglie che c'è qualcosa che non quadra. Continuo a dirlo, le persone di gruppo A quando mangiano carne bovina, dopo che l'hanno mangiata, hanno un alito decisamente tosto, un'alitosi non da poco. Va bene. Senza contare che ci metterebbe una vita a digerirla. Mentre una persona di gruppo 0 mangia della carne, proprio anche sabato al mercato c'è una signora che io trovo sempre al mercato al sabato. Ho detto, Piero, ma è possibile che io sia lei che suo marito di gruppo 0? Ieri sera ci siamo mangiati in due, proprio poi l'abbiamo finita perché non volevamo avanzare un po', praticamente 1 chilo di carne di manzo tritata. Abbiamo mangiato solo quello. E non abbiamo avuto nessunissimo problema, come se non avessimo quasi mangiato. Ho detto, certo, se ci aveste messo insieme qualcosa di farinaccio, di amidaccio, ci avreste messo il doppio o il triplo a mangiare. Gruppo 0, vi mangiate della carne cruda, la digerite ancora meglio, ancora prima della carne cotta. Va bene, ti leggo ancora questa la signora Francesca che scrive da Verona, sono gruppo 0, 52 anni, alto 1,60 m, pesa 53 kg. Mi hanno regalato il kefir, fermenti vivi. Ho provato a farlo con latte di soia biologico, senza zucchero, ma devo aggiungere per forza un cucchiaino di zucchero sopra i fermenti per fare lo yogurt. Non posso prenderlo perché mi ha creato dei disturbi tipo sanguinamento nelle feci e sangue da naso. Potrebbe usarlo il gruppo B o A? Spero, Paolo, che tu possa dare questa notizia perché tantissimi usano il kefir. Grazie, attendo una vostra risposta. Grazie mille. Sì, beh, il kefir c'è quello che si può ricavare in questo modo, quello che si ricava dal latte vaccino, dal latte animale e quello che si può ricavare con la frutta. Ma il consiglio che do alla signora l'ha capito, da sé brava, bravissima. Ha sperimentato lì, potrebbe essere che c'è anche una bella intolleranza alla soia e che può capitare che le persone di gruppo 0 abbiano qualche problemino con la soia, ma certamente.
A parte che il kefir, sì, è uno degli alimenti, dei nuovi alimenti, anche se magari viene da zone, da aree del pianeta dove è usato da tempo, non da poco, insomma. E dico, ma cosa se ne fa una persona di gruppo zero del kefir? Proprio vuole meglio una bella tazzona di brodo caldo, bollente, sgrassato per bene, soprattutto d'inverno. E quei grassi, quelle proteine permettono a chiunque di andare a fare dei lavori, dei mestieri anche a 10 gradi sotto zero senza patire il freddo. Certo, va bene. Sì, comunque gli altri gruppi sicuramente, con latte di soia, il gruppo A in genere, con la soia e derivati, che sia latte di soia, yogurt di soia, formaggio di soia, ossia il tofu, le persone di gruppo A ci vanno decisamente d'accordo. Poi c'è sempre il caso anomalo di una persona di gruppo A che la soglia non la tollera benissimo. Certo, va bene. Te ne leggo ancora uno perché. Con il gruppo B, ad esempio, mi è capitato di persone di gruppo A B che avevano notato, poi me l'hanno fatto, mi hanno messo loro sulla pista, ecco, che avevano avuto una discreta alopecia, si è caduta dei capelli. Togliendo soia e derivati della soia, latte, i capelli si erano rimessi nella crescita, insomma. Certo. Va bene, ti leggo una domanda da Ma se Padova. no, ci può essere il latte di mandorle, se proprio vuole. La signora di gruppo 0, il latte di mandorle se la può cavare meglio. Ma se Ma uno mangia le mandorle, se uno mangia le mandorle, meglio ancora, insomma. Almeno sa quante ne mangia. una curiosità, perché una domanda era arrivata, non c'è il nome, te lo dico io, visto che hai detto latte di mandorla, ma il latte di mandorla a un gruppo A può creare dei dolori? Dipende che latte di mandorla è, con lo zucchero o senza zucchero, Questo con non la sapevo. dolcificanti, con edulcoranti, certamente. Ma prima di tutto la cosa migliore è che questa persona del gruppo A che faccia i suoi test, prenda delle mandorle con la buccia. Se ne mangia 3 o 4 al mattino a digiuno e vede che reazione ha il suo organismo. Il giorno dopo mangia 3 o 4 mandorle senza buccia e vede che reazione ha il suo organismo. Un altro giorno prende, leggendo bene gli ingredienti, un latte di mandorle. Guardate bene che il latte di mandorle adesso io ritengo che sia proprio una cosa squalificabile a vita, perché ci mettono dentro, la stragrande maggioranza ci mette dentro il 2 o il 3% di mandorle, il che vuol dire che è tutta acqua. Ma allora per quale motivo una persona deve fare quello? Allora tanto per tanto che spendono qualche soldino, si comprano un estrattore e praticamente estraggono tutta la parte, diciamo così, liquida delle mandorle, magari le possono lasciare a bagno una sera. Sì. E poi Certo. ci mangiano però anche la parte secca. Va bene. Ce n'è un, Allora. c'è una, non so se possiamo fare una, parlare di un nome, di una marca. Ma Possiamo sì, va. parlarne? Sì. Ecco, io ritengo che il latte migliore di mandorle sia, a parte che ce ne sono alcuni buonissimi, mi ricordo quelli proprio liofilizzati, c'è ad esempio in Sicilia la Val di Bella, in Puglia la Fattoria della Mandorla. Però quello della Condorelli è che ci mettono, sono quelli che ci mettono più mandorle di tutto, perché ci mettono il 10% di mandorle. Condorelli è quell'azienda che fa i torroncini famosi di Bel Bacio, Appunto, che tra un po' arriva Natale, siamo vicini a ecco. Natale. C'è un problema che è un po' dolce, però le persone potrebbero diluirlo. Come capita a me, quando ogni tanto mi capita, perché ogni tanto qua qualcuno lo prende, ecco, prendo Quindi. una parte, un terzo di latte di mandorle e poi 2/3 di acqua. Dopodiché Va bene, proveremo anche questo consiglio. le persone, però se le persone si mangiano le mandorle, io ritengo che sia una cosa validissima. Va bene. E sempre inerente ai dolori articolari, c'è Marco che scrive che è un gruppo A, alto 1,78 m, pesa 72 kg, da Padova, 32 anni, e dice: io seguo la dieta, l'unica cosa, la colazione del mattino la faccio con una macedonia di frutta. Durante la giornata ho dei dolori, ginocchia e gomiti, spesso.
Può essere questo, la frutta del mattino? Bravo, ma che frutta ci mette dentro nella macedonia? Perché per fare una macedonia adesso che cosa ci mette? I cachi non sono tanto adatti per la macedonia perché si squagliano. Il kiwi ci può stare, l'uva ci può stare, la mela ci può stare, la pera ci può stare, però non vorrei che la sua macedonia la faccia con delle banane dentro, perché le banane in genere sono quelle che nella macedonia fanno la parte del leone. Spero che non usi dei mandarini. E prova a sospenderla, invece che mangiare della frutta si mangia dei legumi con le uova e poi vede se le arrivano i dolori. E poi dipende che quantità di macedonia mangia. E sì, poi sì, ci mette anche sopra dello zucchero nella macedonia. E questo Marco non ce l'ha scritto. Spesso e volentieri. Ecco. Va bene. Comunque io faccio la spesa a casa. Ma chi ha di gruppo A, chi ha dei problemi articolari così, ma vada a rivedersi ogni tanto il video di Sforza Comina Piantone, che all'età di 90 anni ha risolto i suoi problemi di tunnel carpale e via dicendo, e di dolori che duravano da una vita. Sì, sì. Stavo dicendo che io mi occupo della spesa di frutta e verdura a casa e vedo anche che ci siano le fragole, i mirtilli, sui banchi, no? Poi io guardo a sinistra perché guardo di solito solo la verdura, perché quello che c'era nell'orto va bene, sì, e in più ci miglio qualcosa d'altro, però mi rendo conto che della frutta ce n'è, quindi voglio dire sì certo. E perché adesso sai, con la globalizzazione ti arriva frutta di ogni stagione, sì, adesso sì. che siamo a dicembre troverai ancora le angurie, qualche altra cucurbitacea nazionale popolare, ecco, no, adesso 10 tutto qua troverai. Ho visto che ci sono anche gli ananas adesso, ma sì, l'ananas sì, è veramente un frutto depurativo, cioè che aiuta a fare la pipì, diciamo? In genere, ma tutta la frutta, bene o male, se la mangi da sola può essere un po' diuretica. Può essere, poi dipende che problematica una persona ha, altrimenti può anche causarti una bella ritenzione di liquidi. E l'ananas, ma ce n'è di frutta dell'anguria, non è un vero e proprio frutto, anche lei appartiene alle cucurbitacee, ecco, diciamo così, dovrebbe essere più un ortaggio l'anguria. E l'anguria sì che è diuretica in un modo spaventoso. Ah sì. Sì, sì, devi sì, fare pipì a tutto spiano. Va bene. Va bene. Se uno vuole avere un qualcosa che abbia un effetto diuretico, secondo me non c'è da rivolgersi alla frutta. Che mangi gli zucchini, che sono adesso non è più tanto la stagione, che sono fortemente diuretici. Ma se una persona si beve l'acqua di cottura delle verdure, in genere sono ultra diuretiche. Anche le cipolle, i finocchi, tutte quante. Anche i cetrioli. No, il cetriolo no. Anche il cetriolo, altra cucurbitacea nazionale popolare. Va bene, ok. Cucurbitacee qua, in Italia oramai le cucurbitacee hanno preso piede. Va bene, va bene. Ascolta Piero, 20 gennaio, conferenza Volta Mantovana, vero? Oh sì. Iniziamo a dirlo. Volta Mantovana. Cambiare la nostra alimentazione è una possibilità per non ammalarci e recuperare il nostro stato di salute. Sabato 20 gennaio 2024, dalle ore 15, presso il Salone delle Scuderie, a Volta Mantovana. Ingresso gratuito, ma su prenotazione all'indirizzo eventi, comunque sul sito dottormozzi.it c'è stato messo tutto quanto. Perfetto. Quindi, allora, chi vuole, iniziamo già a dirlo almeno. C'è una volta Mantovana e niente, poi volevo, siccome mi sono arrivati in questi giorni qua un sacco di segnalazioni di quei farabutti delinquenti che utilizzano la mia faccia per pubblicizzare delle schifezze, delle cose incredibili. Non cadete nell'imbroglio. Questi sono farabutti delinquenti che lo Stato italiano permette di portare avanti i loro imbrogli, le loro porcherie, le loro schifezze. Adesso che parlano tanto
così della giustizia che va riformata, va cambiata, ma sarebbe sufficiente che la facciano funzionare. Basta che se uno fa una denuncia, che venga fatto, preso in considerazione di cercare gli individui che mettono in atto queste storiacce qua. E poi è stato dato tutto, gli sono stati dati le fatture di acquisto di questi prodotti, dopodiché vuol dire che c'è una connivenza, che non ne vogliono sapere, non Certo. vogliono impegnarsi. Eppure la giustizia parte soprattutto non dalle grosse cose, dalle cose piccole, perché sono le cose piccole che fanno sì che poi man mano le persone che hanno questa tendenza malavitosa si spostano, scalano i vari gradini della delinquenza, della malavita. Certo. Va bene. Piero, ci vediamo venerdì? Ci vediamo venerdì. L'ultimo appello, questo proprio il ringraziamento per questa settimana lo facciamo appunto ai due premier, quello spagnolo e quello belga, perché hanno avuto proprio uno scatto di decenza umana, uno scatto di umanità, diversamente da quella marmaglia nazional popolare, che non ce n'è uno, se non a quelli che sono al di fuori del Parlamento, non ce n'è uno che abbia detto una parola per questo macello, per questo massacro, per queste nefandezze che vengono messe in atto da questi super nazisti ebraici. Nessuno. Come possono chiudere gli occhi di fronte a questa macelleria? Ma come possono? Ma come possono andare a letto e chiudere gli occhi sapendo il posto di potere che occupano? E non dicono niente. Che razza di gente è? Ma chi sono? Da che pianeta vengo? Ma non esiste. Va bene. Va bene. Apposta. Ciao Piero, ci vediamo venerdì, Mogliazze, ore Ci 20. vediamo venerdì e vediamo se facciamo a pali di neve oppure no. Va bene. Grazie mille a tutti, buona serata e Ah, mi raccomando, 342 saluto tutti 397 quanti. 2391. Grazie, arrivederci a tutti.